Una delle immagini più impressionanti illustrate nel libro delle cerimonie di Costantino VII Porfirogenito è la celebre cerimonia del ricevimento degli ambasciatori stranieri nel palazzo della Magnavola. Prima di accedere alla presenza del Vasiles, gli ambasciatori sostano di fronte a delle cortine purpuree che si aprono improvvisamente e rivelano, come in una teofania, la grande sala absidata in cui in fondo siede l'imperatore sul suo famoso trono di Salomone, il trono che si alza e si abbassa circondato dai terribili automi che impressionavano i visitatori stranieri come Liutprando da Cremona. La conoscenza che si svela improvvisamente, ex aephnis, è una costante da Platone in avanti, ed in particolare del pensiero neoplatonico pagano e cristiano. E la prossemica imperiale attinge a piene mani da questa tradizione. Ma questo vale anche e soprattutto per il simbolismo cristiano. Se leggiamo la vita di Mosè di Gregorio di Nissa, restiamo abbagliati dalle sofisticate allegorie del teologo e siamo portati a comprendere appieno quale fosse il simbolismo insito nella civiltà romana orientale, sia quella laica che quella religiosa. E quindi ci liberiamo di certe pastoie storicistiche di 2 secoli trascorsi. I Romani d'Oriente crearono per se stessi due distinte corti, una terrena, con sede a Costantinopoli, e una celeste, situata nei cieli. La seconda è il modello a cui si ispira la prima. La corte terrena guarda e imita quella celeste, partecipa di quella celeste, essendo nell'immagine imperfetta e languidita nella materia. Una concezione chiaramente platonica, o per meglio dire neoplatonica, ribadita costantemente negli encomi e nei panegirici imperiali lungo tutto l'arco della lunga vicenda politica dell'impero romano. L'imperatore, in particolare, è l'immagine dell'archetipo divino. Il palazzo imperiale è il corrispettivo della Reggia Celeste, la corte delle gerarchie celesti e così via. Vediamone nel dettaglio un esempio chiaro andando indietro al tempo di Costanzo II, quando questo imperatore entra per celebrare i suoi vicennali nella città imperiale di Roma il 28 aprile dell'anno 357. Lo storico Ammiano Marcellino, presente sul luogo, così descrive l'adventus imperiale. Costanzo II sedeva da solo su un cocchio aureo, splendente di varie pietre preziose, il cui scintillio provocava un barbaglio di luci diverse. Preceduto da varie schiere, s'avanzava circondato dai dragoni in tessuti di porpora, i quali, appesi su aste dorate dalle sommità coperte di gemme, gonfi per i soffi di vento che penetravano nelle loro fauci e fischiando come se fossero in preda all'ira, lasciavano all'aria le spire delle code. Marciava dall'una all'altra parte una doppia schiera di soldati, rivestiti di lucide corazze, con scudi ed elmi adorni di creste risplendenti di luce corrusca. Venivano in ordine sparso i corazzieri a cavallo, chiamati di solito clibanari, i quali erano forniti di visiere e rivestiti di piastre sul torace. Fasce di ferro avvolgevano le loro membra, tanto che si sarebbero creduti statue scolpite da prassitere, non uomini. Erano coperti da sottili lamine di ferro, disposte per tutte le membra, ed adatte ai movimenti del corpo, di modo che qualsiasi movimento fossero costretti a compiere, la corazzatura si piegasse per effetto delle commessure ben connesse. Così, salutato con il nome di Augusto da grida di gioia, non restò impressionato all'eco, simile a un tuono dei monti e delle rive del fiume, ma appariva immobile, né più né meno che nelle province. Infatti si piegava quando passava sotto le altissime porte, pur essendo assai piccolo di statura, e, come se avesse il collo chiuso in una morsa, teneva lo sguardo sempre fisso davanti a sé e non volgeva il volto né a destra né a sinistra, né muoveva il capo al sobbalzare delle ruote, né fu visto sputare oppure pulirsi o fregarsi il naso o la bocca e nemmeno muovere una mano. Pur trattandosi di affettazione, sia questi che altri atteggiamenti della sua vita intima erano indizi di una non trascurabile resistenza, concessa,
come si poteva arguire a lui solo. E qui vediamo come Costanzo II, nel suo incedere trionfando entrando nella città di Roma, voglia mostrarsi come non un essere umano che patisce e prova passioni, ma immobile e fisso come una statua, come una divinità, l'immagine dell'archetipo divino. Ovviamente il mondo celeste si pone a un livello superiore rispetto a quello terreno. Nella vita di San Basilio il Giovane si spiega che la capitale celeste è 100 volte più estesa di Costantinopoli, anche se non bisogna prendere alla lettera una simile comparazione, tenendo conto di finalità pratiche di un scritto come la Vita dei Santi. Un modo che può spiegare coerentemente e chiaramente a noi oggi la correlazione che intercorre fra i due mondi è quello che si vede nel culto delle icone. Il personaggio raffigurato sulla tavola è l'immagine dell'altro, ma il legno e i pigmenti che lo raffigurano sono come impermeabili ai sensi e sono invece permeabili dalla fede e dall'intelligenza. Attraverso essi, solo attraverso essi, si può passare dall'altra parte e entrare in un rapporto diretto con il personaggio effigiato. Ma questa concezione dei due mondi e del rapporto tra umano e divino non è una concezione che nasce nel cristianesimo, ma lo precede. Quanto la corte terrena e la corte celeste siano intimamente connessi, ce lo illustra Plotino con una straordinaria immagine contenuta nell'Enneade Quinta, quinto paragrafo, terzo capitoletto, in cui dice: questa natura è dunque per noi unitaria, è intelligenza ed è tutti gli esseri, è la verità e se è tale è un grande Dio, o meglio, questa realtà non è un qualche Dio, ma è la divinità nella sua pienezza. Questa natura è Dio e si manifesta come Dio secondo, prima che vediamo Lui, l'Uno. Questi troneggia e siede al di sopra dell'intelligenza, come sopra un bel piedestallo che è a Lui sospeso. Se egli deve incedere non sopra qualcosa di inanimato e nemmeno direttamente sull'anima, ma non può non avere un'immensa bellezza davanti a lui. Così come davanti a un grande re procedono nei cortei anzitutto i personaggi minori e poi di seguito quelli maggiori e dopo di loro i dignitari più importanti e quelli che, essendo più vicini al re, sono in un certo senso più regali e infine coloro che il re onora. Dopo tutti costoro appare improvvisamente il re stesso, nella sua maestà. I presenti, quelli che non sono già partiti dopo essersi accontentati di aver visto il corteo del re, lo venerano e si inginocchiano davanti a lui. Quaggiù il re è diverso e diversi sono quelli che incedono davanti a lui, ma il re di lassù non comanda ad estranei, ma possiede la sovranità più giusta e naturale, è il regno vero, poiché egli è il re della verità e signore per natura su tutta la stirpe e su tutta la dinastia. Più giustamente egli dovrebbe essere chiamato re dei re e padre dei padri. Questa pagina straordinaria è un caposaldo di un sistema mentale e visivo che perdura per millenni. Non è il caso di parlare di corte immaginaria o di invenzione o di metafisica o di ideologia. Applicando modi di pensare dei nostri giorni a un diverso e alto modo di rapportarsi col mondo. Innanzitutto, errore decisivo sarebbe quello di considerare reale la corte terrena e immaginaria quella terrestre. Reale non può essere ciò che è soggetto a morte, mutamento e corruzione. Corruzione non solo nel senso materiale, ma anche nell'indulgere a compromessi e favori, il peccato, insomma. Attraverso Plotino, attraverso Gregorio di Nissa, attraverso la simbologia raccontataci da Ammiano Marcellino, da Costantino VII, Porfiro Genito, vediamo come la civiltà romana orientale
si ponesse in rapporto di mimesis, di metexis, col mondo divino. E in questo senso la civiltà bizantina resta ancora oggi viva e vive di un eterno trionfo.